La particolarità del lavoro con le aziende italiane è che ogni azienda italiana ha una propria identità, una propria storicità. La Frag, per esempio, dalla sua ha una storia legata molto al materiale, che sarebbe il cuoio e la pelle, e così come l'azienda è legata a una propria storia, anche il designer è legato a una propria idea di prodotto, quindi ogni prodotto è ben riconoscibile che è stato disegnato da quella persona. Lavorare sul prototipo è, penso, la parte più bella del progetto, perché da un disegno fatto solamente su carta si vede realizzare il prodotto, è la crescita del prodotto. Collaborando con i designer ho capito che, diciamo, la loro creatività a volte va più in là di quello che in realtà si riesce a produrre con la capacità produttiva. I prodotti talvolta sono molto complessi da realizzare, però quello che ci distingue da tante altre aziende è lo spingerci oltre e riuscire a realizzare quello che era l'idea iniziale del designer. Lavoro in questa azienda da 23 anni e ho svolto praticamente ogni tipo di mansione dall'inizio fino alla fine del ciclo produttivo e adesso mi occupo del controllo di qualità di ogni singolo pezzo che deve uscire dall'azienda. Ho imparato questo lavoro in tutti questi anni lavorando fianco a fianco con i miei colleghi di ogni reparto dell'azienda. Da loro ho appreso tutto quello che so adesso. In più ci ho sempre voluto mettere qualcosa di mio per crescita personale e per la crescita dell'azienda.